sorpreso, no? Quello di stare bello, grazie anche per l'accoglienza, perché sono stati molto gentili. Siamo gentilissimi. Va bene, iniziamo col primo premio. Sì. Non è il primo premio perché ha vinto il primo premio, è il primo premiato di questa sera. Sì. Vai. Premio speciale, il primo dei premi speciali, il premio speciale Romanità, lo vuoi dire tu? Alla Roma Calcio Femminile, in rappresentanza presenti il presidente Marco Palagiano e le calciatrici, dov'è Marco? E le calciatrici Maria Iole Volpi e Maria Vucic, lo cogliamo un po' particolare. Premio, il professor Ernesto Alicicco. Eccole! Eccole qui le calciatrici, benvenute, ciao! Emanuela, buonasera! Ciao, benvenute! Allora, aspettiamo il professore! Eccolo qui, benvenuto! Buonasera, buonasera! Ciao, grazie! Mentre vicino a Emanuela. Venga vicino a me, perché lo spazio è... Ovviamente come ogni anno una tifosa laziale premierà dei romanesi, questa volta per loro, perché è il presidente della Roma Calcio Femminile, Cosetta Turco, attrice, ma non solo. Dov'è Cosetta? Fatela, eccola! Vieni, Cosetta. Bianconera, Cosetta. Benvenuta, Cosetta. È un caso. Tu però sei laziale, vero? Io sono neutrale. L'altrana è la Lazio. Stasera i laziali secondo me non si dichiarano. Presidente, una grande annata, siete secondi in classifica, si lotta per andare in Serie A. Lottiamo per andare in Serie A, non sarà facile, però è già molto forte avere anche quei contenitori all'altezza della situazione. In questo caso abbiamo trovato la Cinese e la squadra Fulminiana, che è allora che impegneremo per superarla. Presentici le tue calciatrici. Sì, allora abbiamo il capitano Maria Iole Volpi. C'è solo un capitano. E poi abbiamo Maria Vucevic. Ecco, vedi come si pronuncia Manuela? Vucevic. Il capitano della nazionale. Ernesto, come mai il calcio femminile non riesce a sfondare, a differenza di altri paesi, qui in Italia? È un discorso che si fa da tanti anni. Io il calcio femminile lo seguivo ad Albori, ho fatto anche il bello della nazionale, l'ho vinto il mondiale, ringraziando Dio. Perché evidentemente gli sponsor non sono santi da poter dare vita e diciamo linfa a questo calcio femminile. Per mio parere non ha niente a che indicare, qui abbiamo delle fuori classi, né più e né meno di come ce l'hanno le altre nazioni, solo che evidentemente in Italia abbiamo questo maledetto problema. Sempre problema di soldi, alla fine. Sempre un problema di soldi alla fine. Sempre un problema di soldi. Sempre quello. Sempre. Emanuela, anche quest'anno confermatissime le vallette. Ah sì, Greta e Sofia, eccole qui. Buonasera, benvenuti. Buonasera. Come va? Bene, giratevi sempre verso i fotografi, così vi possono fare le foto, quindi voi consegnerete sì, la targa? E loro consegnano la targa, consegnala a Cosetta, che la consegnerà al presidente, alle ragazze, dall'altra parte. Perfetto. Vieni Ernesto, vieni. Vieni Ernesto. Anche le ragazze. Capitano Bomber. Eccoci. Pensa, io avevo trovato il DJ, metti grazie Roma.